1613 a Verona si parlava già di tiro segno e si è organizzata la prima gara di tiro segno tra la Porta Nuova, abbiamo una zona Porta Nuova e l'Adige, è esistito all'interno delle mura il primo poligono di tiro. Dopodiché si è interrotta con l'evento degli austriaci, quando Verona è stata occupata dagli austriaci, per riprendere l'attività dopo che gli austriaci hanno lasciato Verona. Per cui nel Vallo, in Valdonega, dietro le mura, è esistito il primo poligono vero e proprio dove si allenavano gli austriaci. Gli italiani ci hanno costruito il poligono di tiro grazie all'idea di Garibaldi di diffondere questa attività, di preparare alle armi i giovani. Poi nel 1914 si sono resi conto che questo poligono non era più abbastanza sicuro, non era più all'altezza delle esigenze, per cui hanno pensato bene di costruire il poligono che stiamo vedendo adesso, che all'epoca era uno dei migliori d'Italia, sicuramente più bello del Veneto, perché c'erano 40 linee di tiro ai 300 metri, 6 linee di tiro per la pistola libera e 4 impianti per la pistola automatica, più un impianto per il bersaglio mobile. Adesso Verona sta andando bene, abbiamo un sacco di giovani e in classifica nazionale siamo quarti, per cui per noi è un risultato storico veramente. Il tiro a segno ovviamente era uno sport per ricchi, per gente che aveva delle possibilità per spendere, per poter acquistare armi, acquistare cartucce, munizioni, per cui si erano riuniti in una società di tiro e hanno acquistato il terreno in fianco al forte Proccolo, perché era l'area più idonea al tempo. Adesso attualmente il proprietario è il Demanio. Noi siamo custodi, qua svolgiamo attività sportiva, qua facciamo tutte le specialità olimpioniche. Già partendo dalla prima guerra mondiale, finché il poligono era in costruzione, quest'area è diventata un campo di concentramento per i prigionieri. Nella seconda guerra mondiale, ne parliamo così, ma ovviamente è una pagina storica per cui vale la pena ricordarlo, qua sono stati fucilati i gerarchi fascisti. Il più importante di tutti, il più famoso di tutti era Ciano, è qua. Qua dietro a noi c'erano le 5 sedie, subito qua dietro la mia schiena c'era il plotone di esecuzione, per cui questo è il luogo dove si è vissuta veramente una pagina importante della storia d'Italia. Dopo la guerra qua c'era tutto abbandonato, c'era tutto un disastro, in tutti i poligoni d'Italia c'è stato un po' un disastro, per cui negli anni, diciamo, 60 si è ricostituita la società, si sono ricostituiti tutti i gruppi e si è iniziata un'attività sportiva notevole. E Fiorentini Claudio è stato il nostro primo olimpionico. Dopo un po' di anni è nato il nostro amico Roberto e lui ci ha pensato, lui è il tiratore più famoso che abbiamo in Italia, ha conquistato tutti i record assoluti, e io non posso ricordarmi quanto ha vinto, ma ha vinto tutto e di più. Una storia comune a molti poligoni in Italia è quella di nascere in zone periferiche, poi le città si sviluppano e arrivano ad essere all'interno di zone molto abitate. Com'è il vostro rapporto con i vicini? Ovviamente quando è stato inaugurato il poligono si legge chiaramente nelle cronache del tempo che era invaso da spighe di grano al sole. Adesso ce le abbiamo qua molto vicino. Nel tempo ci sono state delle lamentele da parte dei vicini, ma sono state risolte mettendo a punto e a norme con insonorizzazione gli impianti.